Dio. In altre parole, Civico 10, rispetto alla domanda che noi gli avevamo sottoposto, cioè se erano intenzionati o meno a fare questa unità dei movimenti l'8 agosto, allo Stato, o meglio con questa nuova conferenza stampa, non ci hanno dato una risposta e hanno spostato il tiro su un altro progetto che prevede di entrare in una coalizione allargata con una parte dei partiti storici, oltretutto alcuni satelliti democristiani che sono AP e UPR, quindi di una riproposizione, secondo noi, di un qualcosa di vecchio che si contrappone a un altro progetto vecchio che è quello di C, Partito Socialista e PSD, per come si stanno mettendo le cose. E non ci sono degli argomenti veri a sostegno di questo progetto che viene lanciato da parte del Civico 10, perché non c'è una serie di argomenti che ci accomunano a questo tipo di progetto. È un modo per contrastare appunto il vecchio con ancora una riproposizione del vecchio. Pertanto noi non diciamo, non siamo noi a dire no a Civico 10, è Civico 10 a dire no all'unione dei movimenti, questo è il dato vero. Dopodiché mi auguro che questo messaggio sia messo in chiaro, perché nei fatti le cose sono andate così. È Civico 10 che non ha dato risposte, ha detto no a questa unità dei movimenti. Non è un'altra cosa, perché la domanda dell'8 agosto è rimasta, è caduta nel vuoto, perché ad oggi una risposta in chiaro non ci è stata data e si rilancia come sempre provano a fare con altri tipi di proposte, ma non era questa